Nella Basilica di San Pietro è stato allestito un presepe molto bello, realizzato in Val Gardena e che i sanpietrini ogni anno allestiscono con tanto amore. I sanpietrini sono coloro che all'interno della fabbrica di San Pietro, ecco, fanno la vigilanza ma anche la manutenzione della basilica. È un loro punto di onore, ecco, preparare per i pellegrini questo ammirabile signum, come lo ha chiamato Papa Francesco. Sempre dico grazie, grazie proprio, grazie a chi si dedica così con oltre che competenza, con tanta passione. Io vedo i nostri collaboratori che per il presepe sono capaci di lasciare tutto veramente e di fermarsi anche a lungo, anche oltre magari l'orario per poterlo comporre, poterlo finire, ma sempre con appunto con un'aggiunta sempre di sempre ogni anno aggiungono qualcosa e sempre ogni anno lo curano sempre più anche nei minimi dettagli. Io ho fatto il progetto e contemporaneamente mi sono dedicato anche a tutto l'aspetto architettonico del presepe. Abbiamo impiegato circa un mese a realizzarlo. È un presepe piuttosto grande, quindi diciamo, è stato impegnativo realizzarlo sin dalla struttura portante. All'inizio c'è sempre un po' di preoccupazione e alla fine c'è l'orgoglio, perché ogni anno viene sempre bene, sempre bello e tutti ci fanno i complimenti e noi ne siamo tutti orgogliosi. C'è anche un affetto proprio nel farlo. Lo facevo da piccolo nella mia parrocchia e ritrovarmi qui all'età di 24 anni e rifare il presepe all'interno della Basilica di San Pietro per me è un onore. Comunque è sempre un lavoro di squadra che parte, ecco, dalla falegnameria fino ad arrivare poi alla pittura e l'ultima parte mettere le piante, tutta l'ornamentale. Credo proprio, ecco, che dentro a questa passione ci sia proprio la gioia di poter realizzare qualcosa che aiuta tutti ad entrare in questa splendida vicenda, questa splendida storia che è la storia di Dio con l'uomo.